Allora buongiorno a tutti, eccoci per il, nostro, per il secondo appuntamento di questa appunto area tematica. Agora eh, trovate me anziché Roberto Petrini come eh, chair, come coordinatrice eh, del compito che mi tocca in quanto padrona di casa, ma voi come sapete il lavoro dei giornalisti è un lavoro come dire, che poi ha un'agenda che dipende anche da variabili esogene. Per cui Roberto, che inizialmente aveva detto... Che avrebbe seguito questa parte, poi in realtà non ha potuto, per cui cercherò, come dire, di sostituirlo, se non egregiamente, almeno come dire, in maniera efficace, mettiamola così. Allora, mh, avete visto che questa sessione si chiama appunto Evitare la crisi del data journalism. Io, eh, come dire, la prima cosa co interessante, ho visto che alcuni hanno partecipato alla sessione precedente, che sembra quasi un naturale pro proseguimento di quello che ci siamo detti. Nella prima, eh, diciamo, in, nella prima, nel primo appuntamento di oggi, quello appunto eh, che era su trasformiamo i dati in notizie vere. Io rivedendo questo titolo, perché voi sapete che i titoli si fanno molto prima di poi quando si realizzano le cose, forse ci avrei aggiunto un come davanti, in qualche modo, come evitare la crisi del data, giornalismo, del data journalism. Lo dico perché per noi per chi produce informazioni di qualità per noi produttori di statistiche ufficiali avere come dire, un data journalism eh, vivo, espanso, vivace, eh, come dire, in, eh, riconosciuto, autorevole, con ampi spazi dentro i giornali è soltanto, che, come dire, un, eh, è soltanto per noi sarebbe una fortuna. Prima di tutto perché lavoreremo in qualche modo anche meno perché se noi avessimo come dire, dei giornalisti che, fanno, come dire, che hanno un uso corretto dei dati, che li usano molto e, e sono in grado anche di estrarre la potenzialità informativa che c'è dentro un'informazione numerica, Corredata come noi diciamo tecnicamente di metadati e di altro, molto probabilmente noi lavoreremmo meno come eh, comunicazione e come ufficio stampa, perché considerate che la nostra è un'attività continua spesso di supporto, di spiegare perché il dato non è così, perché le cose stanno in un altro modo, eccetera. Lo facciamo con revisione continua dei nostri prodotti, recentemente abbiamo innovato i comunicati stampa sulla congiuntura, credo che voi l'abbiate visto, abbiamo, stiamo rinnovando i comunicati stampa quelli annuali, abbiamo rivisto tutta una serie di informazioni di corredo, siamo sui social in maniera strutturata e con un sistema proprio di presenza che ci permette in qualche modo di veicolare non solo il dato correttamente, ma in qualche modo di Correggerlo sia per finalità di reputation, ma anche per finalità di favorire che fa parte della nostra mission, un uso corretto dei dati. Per cui diciamo, viva il data journalism. D'altra parte, per quanto riguarda diciamo, la statistica, voi sapete che in statistica si fa anche un forte investimento sul data scientist, che è questa nuova figura, appunto, che in qualche modo è una persona che sa usare i dati, correlarli e fa un'azione di supporto. Però il data journalism ha qualcosa in più, perché era quello che dicevamo stamattina, un uso dei dati ma che ha una finalità, cioè non è soltanto illustrare il dato in sé per sé, in maniera come dire... Mh, autoinclusiva eh, il giornalista ha una, funzione, ha una funzione ha la funzione di raccontare i fatti di raccontare l'evoluzione della società di raccontare un cambiamento economico di raccontare eh, come dire eh, un decreto amministrativo viene in mente diciamo, un decreto di governo un decreto di dignità con tutta la valenza informativa potenziale che c'è in termini di numeri pensa a quelli sul lavoro per cui in qualche modo il giornalista parte come dire da una necessità che non è che nasce dal dato, nasce da una, da una necessità che è quella di raccontare la realtà, di interpretarla, di analizzarla. Per cui il dato è in qualche modo un supporto ormai centrale, fondamentale, anche se la cosa, diciamo, abbiamo una grande contraddizione per certi aspetti, che noi siamo convinti, ed è vero, che il dato ormai è fondamentale per veicolare l'informazione ma sappiamo pure che, perché questo è anche nella percezione generalizzata, nella percezione, come dire, popolare, ma sappiamo pure che la cultura della numerosi, e su questo stiamo anche molto investendo eh, come istituto, spesso è quella della cultura della, eh, diciamo, numerasi sens sensazionalistica, cioè le persone e sono abituate ad avere informazioni corredate di dati, ma spesso sono chiedono, sono abituate ad avere informazioni corredate di dati che, come noi diciamo in gergo, dati de, di sangue oppure che parlano alla pancia e che non parlano alla testa, o come dire, per permettere di fare delle decisioni o delle scelte importanti. Per cui, assolutamente, il data journalism per noi, come produttori di statistiche ufficiali, è importante. Va in qualche modo, come dire, quasi difeso, sarei dire, va sostenuto e in qualche modo va anche, come dire, criticato. Non dico di no, eccetera. Qui abbiamo come ospiti tre persone con tre storie diverse e mi piace anche l'idea un po' anche generazionale e, e mh, professionale di posizionamento. Consigliere, che sto andando a braccio, però sto dicendo una cosa che mi è venuta in mente adesso. Ed è questa. Accanto a me, qui alla mia destra, abbiamo Luca Tremolata. Luca Tremolata, per certi aspetti, è, è, è il capo eh, di Infodata del Sole 24 Ore. Per cui per noi siamo abituati, per chi lavora con i dati e noi che li produciamo, siamo abituati a, a confrontarci quotidianamente con il suo lavoro. Luca fa un percorso che arriva, diciamo, a, poi mh, gli chiederò di raccontare la sua storia, però quello che vi posso dire è che comunque lui. È arrivato quasi attraverso l'infrastruttura tecnologica al discorso dell'importanza dei dati e alla potenza eh, veramente eccezionale informativa che i dati potessero avere e di questo credo che se ne sia innamorato. Accanto alla sua destra c'è Isaia Invernizi. Isaia Invernizi è, come dire, invece eh, uno giovane, uno che con in virtù un giovane giornalista che ha cominciato come tutti i giornalisti talentuosi in età quasi puberale, oserei dire, e, e, che eh, sì, era già calvo però giovane e in qualche modo invece ehm, Isaia è uno che eh, ha quasi fatto un lavoro inverso, cioè ha imposto, ha proposto, ha fatto diventare petrolio per i giornali per i quali lavora. Il fatto che l'informazione basata sui dati può anche far vendere o può, come dire, innalzare la qualità e la potenza informativa di un giornale. Infine abbiamo Nelson che io chiamo Nelson, ma insomma come dire, si chiama Andrea Nelson Mauro. Andrea Nelson Mauro, lui ci siamo messi d'accordo, dice ma io adesso che dico come ti presento. Io gli ho detto, ah beh, ti presenterò come il papa del data giornalismo, cioè lui è quello che in qualche modo in Italia è un uomo di istituzioni, perché ci sono anche le istituzioni private e quelle che si fanno come dire noi come persone, non esistono soltanto le istituzioni che nascono da decreti o da leggi. Ecco, tu sei uno che ci ha creduto da subito, fin dall'inizio e ha fatto in modo pure che si creasse in qualche modo. Una, eh, come dire, un ambiente che permettesse come dire, che il data giornalismo assumesse visibilità, spazio e importanza. Chiederei a loro di intervenire nella sequenza che vi ho fatto di presentazione aggiungendo qualcosa su di sé, sul loro lavoro, che io non ho detto perché appunto fra l'altro Giovanni, che mi ha aiutato a fare questa sezione, non mi ha preparato le loro biografie perché non dovevo occuparmene io allora, grazie tanto ti passo il tu che sei giovane no, perché poi ha detto faccio una cosa, de, partiamo da Tremolada e poi giovane, no, che già questa me la leggo no, allora eh, no, un esempio per rispondere subito al claim iniziale è che io ho appena ricevuto una telefonata dall'ufficio centrale del sole 24 ore il quale mi ha chiesto no, non ancora Fa, ogni volta è un brivido, no, perché non si sa mai detto, no, ma adesso mi sembra che il tema sia la sovrapposizione dal punto di vista degli immigrati e degli italiani. Ma ce l'abbiamo una mappa europea che racconta nel dettaglio per ogni professione? Ecco, questo è il mio lavoro. No, per cui la risposta è sì, vediamo. Adesso la, la tiriamo fuori, chiamo l'Istat, è dato e eh, proviamo a incrociare più dati. Per cui insomma. Nostro è diventato una funzione. Cioè, è chiaro che sembriamo un po' wolf, cioè, no, la missione è impossibile, cioè perché quello che ci chiedono è una scientificità che non c'è, però un modo di rappresentazione del dato che poi sia a supporto di un dibattito che poi è un dibattito politico. Questo è quello che, che stiamo facendo. Ma riallacciandomi al, insomma, allo spunto eh, di Patrizia, cioè quello che vorrei provare a raccontare è. La, la nascita di, di Infodata. Lo faccio abbastanza velocemente. Quanto tempo ho? Dieci minuti? Va bene. Facciamo una cosa URI e poi una battuta. Ok, allora innanzitutto Infodata non nasce da un pensiero strutturato ma da un malessere personale, cioè nel senso che io a un certo punto stavo sbattendo la testa contro il muro e nasco come giornalista scientifico per cui ho un percorso da tecnologo da un certo punto di vista, ho potuto intervistare i vari Bill Gates e tutto quanto, insomma, andando all'estero ti rendi conto che il giornalismo così come è fatto non funziona, come non funziona questo aggeggio, ok, e... Um, e eh, fondamentalmente, ritorno a casa base, dopo aver girato un po' di tempo, trovo, voi avete presente un manager del solo che era, voi avete presente il fantozzi, la pecora rossa, cioè chiuso in un ufficio, che si chiamava Andrea Gianotti la persona, era chiuso in un ufficio a fare il digital manager. Per cui un livello di stress totale in un gruppo che era poco digitale, nel, parliamo nel 2010. Eh, ci guardiamo, ci piacciamo, ci piace la statistica? Sì, ci piace la statistica, ma perché non ci inventiamo qualcosa che metta insieme una rappresentazione della notizia con dei grafici allora e un testo breve? Perché intanto nessuno vuole più leggere, per cui è inutile scrivere 80 righe su internet. Ce lo inventiamo noi, prendiamo un blog che già c'era all'interno del sole 24 ore cominciamo a appiccicare dei grafici del sole 24 ore così con dei testi e cercare un po' di fare quello che dovrebbe essere il lavoro del giornalista lui selezionava i grafici io facevo il contesto il giornalista deve fare questo il contesto all'interno del quale cade un numero il blog che non è in home page ma naviga in rete, erano uno dei blog, del, comincia ad avere accessi, comincia ad avere dei numeri importanti. Noi sperimentiamo tecnologie, per cui cominciamo a usare dei software come Tableau, come Infogram, cominciamo insomma a specializzarci, io comincio a studiare programmazione, inizio a studiare Python, lui si specializza in un altro modo, si aggregano intorno a noi dei freelance, ed è forse la risposta principale alla crisi del data journalist, esistono fuori dalle redazioni, Dio li benedica, delle persone che hanno avuto il tempo di studiare e di imparare e di ragionare sui numeri e di, di imparare a usare dei tool, corsi non ce ne sono per cui è tutto autodidatta. Queste persone si aggregano, quello che fate ci piace, li paghiamo una miseria, va detto. E questo è un tema centrale sulla sostenibilità. Però, insomma, sullo spirito, dai, proviamo a fare una cosa che il giornalista tradizionale non riesce a fare. Lo facciamo e nasce. In Fodata. Infodata nasce tra l'altro come un, otto, un atto di ribellione perché a un certo punto i numeri diventano tali che mi portano davanti al direttore. Questo è Tremolada è quello che nelle redazioni accende il computer perché il responsabile online della tecnologia nelle redazioni è quello che ti chiamano dagli esteri, prima vedevo Petrini e dicono senti ma è sparito Facebook, no? cioè, e tu gli dici no guarda non è sparito Facebook, c'è il cavetto, devi attaccarlo meglio. E, e questo è quello che, che, che faccio tuttora, eh? attenzione perché adesso sono prete, adesso mi vogliono tutte le volte in riunioni di redazione e pare assurdo nonostante il super giovane qua, ma io sono più giovane lì dentro, per cui <ride> immaginatevi Tutto voi. Tutte relative, non ci voglio andare, però mi obbligano ad andare proprio perché la questione del dato sta diventando molto importante. Impariamo, impariamo insomma a usare tableau, nasce questo oggetto qua. Nasce questo oggetto qua che come vedete adesso è bruttino, no? perché fondamentalmente non abbiamo dei graphic designer che ci aiutano, perché costano troppo. Per cui facciamo tutto noi, io e il manager, quello Pecora Rossa, no? che abbiamo un senso per i colori da, da miope e soprattutto siamo realmente persone che guardano i numeri dati. Adesso siamo diventati un po' più bellini perché l'azienda si sta insomma, si accorta di noi. Però, insomma, qual è l'idea? Creiamo un blog, dividiamolo con tutte le voci, per cui ci sono dalle norme, agli esteri, alla, alla tecnologia, e proviamo a raccontare le notizie come i numeri, come il claim che leggete. Questo è quello che vi ho raccontato. Con il tempo si uniscono personaggi statistici, matematici, amanti delle cifre, per cui l'altra battaglia che ho condotto lì dentro è stata io non ci voglio solo il giornalista, io ci voglio l'esperto di dati qui, che, che collabora, che ragiona con me. Ultimi che sono saliti sulla barca, che è una notizia anche eh, per l'Istat, abbiamo imbarcato gli studenti di Data Science dell'Università Bicocca di Milano, i quali ci fanno un lavoro di questo tipo, cioè io sono andato a Parla E, eh? gratis, fondamentale, no anzi ancora, ancora più diabolica, la... no è meravigliosa, questa l'ho inventata io che sono genovese, cioè io vado da loro, gli do le banche dati e loro utilizzano gli algoritmi di machine learning che studiano all'università, il lavoro diventa oggetto di esame, per cui loro fanno l'esame, prendono il voto, alla fine io lo pubblico, hai capito? Tutto è una, cosa, è una qualità assurda. Però attenzione, con questo giochino qui abbiamo realizzato, cioè questi ragazzi qua che fanno i data science, si sono andati a vedere tutti, ed è un esempio di lavori che stanno facendo, adesso ne arriveranno alcuni eccezionali, ma per esempio tutte le canzoni del 2017 su Spotify hanno inserito un algoritmo di machine learning per andare a individuare quelle che sono le caratteristiche dell'arte di successo. Tutte le canzoni in base al periodo e abbiamo ricostruito un identikit molto marchettaro di chi può funzionare in questo mondo. Ma era Marche... No, è uscita, è uscita questa cosa qua, poi ve la faccio vedere. però fondamentalmente è uno che canta in spagnolo che però sembra Ed Sheeran, che però è molto ballabile, insomma, cioè, è una sorta di Frankenstein, però tutto legato ai insomma a quelle che sono i, i click del, degli utenti e questo è uno degli esempi di, di da, vogliamo chiamarlo data journalist possiamo anche chiamarlo però insomma delle cose che facciamo allora adesso vi faccio vedere una carrellata molto veloce di quello che invece facciamo tutti i giorni perché Infodata produce due infografiche interattive al giorno con uh, non, non più di due e uh, tranne la domenica in cui rimettiamo le cose che abbiamo fatto durante la, la settimana. Allora, fondamentalmente facciamo l'operazione principe di ogni data journalist, geolocalizziamo il dato, per cui fondamentalmente rispondiamo a quello che è il bisogno del comune piccolo. Eh, una banalità, nei giornali se si parla di Milano va bene, se si parla di Roma è un pezzetto da 60 righe, non si parla mai delle piccole città. I dati, grazie a Istat, grazie alle banche dati, invece permettono di calcolare le tasse, le norme, l'impatto di una misura economica anche sul piccolo comune. Quello che noi facciamo è prendiamo una mappa, ci buttiamo sui dati e cerchiamo di capire se quello che appare, in questo caso è il calcolo delle pensioni, in questo esempio qui, se quello che appare nel singolo paesino è conforme al dato statistico. Se non è conforme, per noi è un articolo. Nel senso che chiamiamo e andiamo a capire se eh, c'è qualcosa di strano. L'abbiamo fatto col 5 per 1000. Lì come vedete ci sono tutti i dati del 5 per 1000 che sono navigabili per provincia, per comune, per settore. Eh, è brutto, no? cioè, perché è bruttissima quella roba lì. Però sì, è utile. Manca, pezina, eh? manca oh, mamma mia, non dirlo. Manca tantissimo. No, ce n'è una che però ci odia. Nel senso che cioè, a noi abbiamo una web designer che quando vede Tableau, questo è fatto con Tableau, ci odia fortissimamente solo che eh, c'è un tema produttivo. Quando lei si mette a lavorare fa delle cose straordinariamente belle ma ci mette tre settimane e, e noi non ci abbiamo mai questo tempo. Comunque quel tema lì è divertente perché tu ti nav puoi navigare a livello comunale. Ci ha chiamato un paesino del, di, vicino a Catania dicendo: Straordinario il vostro tour, ma è sbagliato perché quello che ci risulta è che tutto il 5 per 1000 va a una società di rugby e noi il rugby non l'abbiamo. Infatti era una, una bufala, c'era esattamente questa società di regime in quel paesino, ma è un appartamento vuoto. I carabinieri hanno iniziato un'inchiesta e hanno messo dentro la, la società. Tutto questo perché, non perché noi siamo stati dei geni, perché noi non siamo navigati tutti, ma perché abbiamo reso leggibili dati che l'agenzia delle entrate rende disponibili. In quel caso il mio lavoro giornalistico è stato quello di ti rendere un po' più leggibile quel dato lì. Uh, questo invece sono noi abbiamo anche dei, dei questo qua è un classico, cosa abbiamo preso? queste sono le malattie che, che, che dimostrano anche che noi no, 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 che noi non abbiamo una vita privata, cioè noi abbiamo preso lì ci sono tutti i premier calcolati per i giorni in cui sono stato in carica per ogni giorno che è stato in carico c'è uno spicchio della fotografia per cui che cosa succede? quello lì è il premier che riassume i 50 anni della Repubblica Italiana. Se vede, vedete, è un mostro, no? cioè, nel senso è un po' Andreotti e un po' Prodi. No? Adesso abbiamo aggiunto, un po' Craxi anche. No? Però adesso abbiamo aggiunto, tra l'altro, l'abbiamo aggiornata, per cui anche, ci sono anche gli ultimi due. No? E, e, o, in, cioè, è calcolata percentualmente: per cui, più tempo stai al governo, più la, fa, la tua faccia resta, resta lì messa. Prima e Seconda Repubblica, tra l'altro, è divisa. Cosa serve? Niente, però ci siamo divertiti come dei matti a farlo. Ehm, poi, eh, vabbè, eh, il calcio, andiamo a calcolare i gol segnati, i soldi spesi, perché questa è l'altra parte del, del giornalista dei dati, Io cioè l'ho fatto per te, non lo dico di questo, è piaggeria allo stato puro perché mi ha invitato, eh, però... Cosa, lì qual è stato il giochino? Proviamo a inventarci degli indici nuovi, per cui le performance di ciascun giocatore del campionato scorso, quanto ha speso la società e capire se la società ha fatto bene o male. La cosa divertente è che nessuno di noi ama il calcio. Però queste cose qua, infatti, ogni tanto prendiamo delle cantonate mostruose. Però funzionano, lo facciamo per alzare banalmente i click del sito. Questo è l'unico motivo per cui parliamo di calcio. Eh, Qui abbiamo, beh, abbiamo già visto, cioè andiamo a calcolare sulle cartine nel dettaglio comunale, vedete la colorazione legata al fatto che con uno zoom tu arrivi a vedere il dato nel singolo comune, questo è quello che fa eh, Istat, quello che noi aggiungiamo rispetto all'ottimo lavoro di Istat è che proviamo a correlarlo con altri fenomeni. Per cui se loro mi danno il reddito degli italiani su tutto il paese noi proviamo a vedere se c'è una correlazione tra il reddito e la criminalità o tra il reddito e la vendita di case al metro quadro. Per cui l'altra parte del lavoro è proprio quella di provare a... Ehm, questo qua vado veloce perché intanto il PD è un argomento scabroso e non, non ci torniamo, è anche brutto in questa sede parlare, eh, ecco questa è la, la, la scelta delle correlazioni, no? per cui cosa, creiamo dei tool per dire ma allora è vero che i criminali stanno nei posti dove c'è povertà? Cerchiamo di dare delle risposte, correla, correlare due fenomeni non significa che uno è causa dell'altro, però diventano degli oggetti di studio per fare altri ragionamenti. E questa è una cosa che ci diverte moltissimo: nel senso che proviamo a capire, eh, incrociando più database, se emerge qualcosa che non sappiamo dell'Italia, oppure il più delle volte vengono confermate le cose che noi pensiamo. Ehm, qui ecco, qui un'altra cosa, vado velocissimo: noi abbiamo screpato tutti i dati delle trimestrali del, dei mercati eh, finanziari, screpato abbiamo estratto. Per, voi sapete che nelle trimestrali c'è il compenso, viene segnato il compenso degli amministratori delegati e abbiamo calcolato la correlazione tra le performance in borsa e l'amministratore delegato per capire se uno che è pagato tanto fa anche bene alla propria azienda. In eh, sì, anche perché il primo in classifica è tale Massimo Canu se non sbaglio, della Massimo Corporation sono andato da finanza a dire ma chi e detto buh, non conosce nessuno e abbiamo scoperto che questo qua è un, un tipo alla gecko, cioè un, un finanziere da saldo che fa degli asset finanziari per cui li fa da solo e lui è bravissimo, fa guadagnare un sacco di soldi per cui guadagna più del numero uno di Google Ehm Ah, questa ve la racconto perché è divertente. Allora, la cosa che abbiamo fatto, e questa allora, di solito non la dico, però questa volta da qui la dico. Allora, noi ci siamo fa abbiamo fatto una, una cosa antica dell'Italia, è il fatto che come sapete ci sono il nostro è un capitalismo familiare, per cui nei consigli di amministrazione ci sono sempre un po' le stesse persone. Nessuno ha mai fatto la mappa del potere, è vero? Per cui quante volte un consigliere è in più? Eh, consigli di amministrazione. Noi chiaramente abbiamo screpato tutti i dati delle aziende quotate italiane e abbiamo cercato di capire chi sono gli uomini più potenti, cioè la mappa vera del potere, chi è in più consigli di amministrazione chiaramente ha una capacità di influenza maggiore di chi non è in nessun consiglio di amministrazione. Allora Al Sole mi hanno detto: Tu sei pazzo, questa cosa qua non la pubblichi. Allora mi sono inventato. Il gender gap, che se la butti sulle donne funziona sempre. Per cui, no, non ho fatto, e infatti si sì, non ho fatto la mappa del potere, ma ho fatto la presenza femminile, che è il primo coso rosa, no? Se vedete, il terzo bottone da schiacciare è chi copre più cariche. Per cui lì arrivate avete tutti i nomi delle persone per cui c'è lo stesso la mappa del potere, però un pochino più nascosta. E la potete vedere. Adesso la aggiorneremo anche, però la rivenderò sempre con il fatto che la facciamo sui maschi e sulle femmine. Ehm, poi vabbè, qua ecco, sul PD abbiamo fatto le varie posizioni della sinistra, cioè tutte le scissioni. Per cui, tut, navigabili, per cui uno le vede, navigabili. Big Data, esatto, eh, sì, questo è un Big Data, esatto. Vado veloce. Eh, ah, ecco una cosa. Oddio, sono andato troppo veloce. Una cosa che piace molto ai miei del sole sono i calcolatori, per cui cosa facciamo? È eh, il calcolo della sopravvivenza delle aziende. Questo qua è un lavoro che fa Istat, noi lo rendiamo un pochino più leggibile, ma neanche tanto perché questa è pura perversione di numero. No? Per cui cosa succede? Tu sei una pizzeria, sei nata cinque anni fa, che probabilità hai di morire domani? Il 30%, e dopodomani? Il 15%, e tra tre giorni? Questa cosa qua fa impazzire il mio lettore, cioè sono cose assolutamente incomprensibili per me, loro ci giocano, io sono contento. Stessa cosa stiamo facendo sulla soglia di povertà questo è sensibile, per cui insomma che è la tua famiglia tutto quanto, inseriscono dati e via. Le nuove cose che, che faremo le faremo adesso sull'incrocio di dati della, della sanità, insomma per cui adesso stiamo lavorando con i data scientists. Come vedete il, il senso di infodata è... è noi siamo brutti, no? perché siamo, avete visto cioè una, una bruttezza infinita, però il tema vero è noi non vi raccontiamo la storia e vi diamo la notizia, voi vi cercate un po' i dati, per cui quello che noi vogliamo fare è interroghiamo grandi moli di dati, proviamo a creare un minimo di contesto giornalistico sul dato e poi tu lettori cerchi di avere eh, un'idea. Un dove voglio andare? Eh, questi sono i software che noi utilizziamo, per cui tutta roba gratis, anche qui fondamentale, non abbiamo un soldo per pagare una licenza, per cui andiamo sul, sul public, tutto public. Eh, L'obiettivo è andare sui news game, cioè eh, provare a creare dei luoghi interattivi che raccontino delle storie con una logica: non è che io faccio la gamification delle notizie ma io ti costruisco un contesto di numeri che mi renda quel tipo di esplorazione veritiera. Eh, allora, se un videogioco, quando tu disegni un videogioco non fai un'operazione molto diversa da quella che fa un giornalista, se io ho 60 righe e sono della Confindustria, voi sapete che nelle 60 righe parlando di sindacati darò molto spazio agli imprenditori e poco spazio ai sindacati. No? Allora, cosa succede? Che io in 60 righe decido la quantità e il peso di un'opinione, di un fatto, di una descrizione rispetto poi all'opinione concorrente o al resto di, di altre voci. Per cui decido i gradi di libertà del mio articolo e mi muovo su 60, 70, 80 righe. In un videogioco il programmatore decide i gradi di libertà di movimento di una realtà, cioè se il mio personaggio salta, quanto salta? Salta alto, salta altissimo, si spiaccica se cade da un palazzo, se passa attraverso le pareti. Allora quello che vogliamo fare è provare a mettere insieme queste due competenze e creare delle esperienze di videogioco, per cui non la gamification della notizia, ma i videogiochi veri e propri, che però abbiano come base un contesto giornalistico di dati. Ma questo lo è il ci di anni? Ci fa questo è, se avete la, la connessione, sì. Ah, abbiamo la connessione? No, sì. Allora, mentre voi passatevelo, intanto ve lo cerco no. e... Eh. Allora, Isaia ci vai a dire due cose di te e ci racconti un po' il percorso, dopo lui ce la fa vedere in caso. O ce la fai al volo? Oh, sì, ah sì, così non facciamo vedere. Eh, eh, no. Almeno facciamo un po' di musica. No? Ha ah, solo la faccia, ah, ha solo le caratteristiche. delle grandi caratteristiche. Sì. Allora, se vedete, per esempio, guarda, questa, anche questa è pornografia del dato, qui ci sono tutte le canzoni del 2017, analizzate tra maschi, femmine e band, poi vengono analizzate cliccando qui la provenienza, per cui insomma la, da che parte del mondo per andare a capire insomma, qual è la, la zona geografica preferita dai, dagli utenti di Spotify. La pubblicazione, cioè se deve aver ta fatto tanti dischi prima o se deve essere al suo prima, è il genere, non solo chiaramente. Eh, qua ci sono tut sotto tutti i generi. So questo qua, ecco, questo è il ritratto che viene fuori. Per questo Frankenstein qui è il, il mostro che funziona nelle, nelle classifiche. Vedete che è un po' Ed Sheeran, e uh, Luis Fonsi, che tra l'altro non so neanche chi sia perché poi l'altra cosa bella di noi è che parliamo di cose di cui non, che non capiamo fondamentalmente perché siamo piuttosto noiosi di nostro e qui è tutto l'andamento vedete di tutte le varie canzoni cliccando in ogni piccolo punto c'è una canzone no? per cui io clicco qua e vedo l'andamento del latin pop nei mesi rispetto a altri generi musicali e poi non solo uno si va anche a navigare, no? Ma se tu mi hai sfidato, no, vado avanti mezz'ora. mi sono sbagliato. Eh, dopo lo fai eh, okay, vieni con loro dopo. Allora, Isaia, dai che ci racconti un po'. Dici due cose, Sì, Va bene, vai. Sì. Dicevo che per rispondere alla domanda prima non sono esattamente super giovane perché ho 31 anni, ci sono data scientist che stanno lavorando già, quindi ho una formazione prettamente giornalistica e mi sono appassionato al mondo dei dati semplicemente leggendo articoli che parlano di dati e cercando in rete e scrivendo alle, agli autori eh, che mi hanno dato delle risposte, quindi da lì ho iniziato a, a lavorarci. Eh, ringrazio Istat per l'invito e anche perché mi permette di parlare, di raccontare in particolare stamattina uno dei lavori che abbiamo fatto negli ultimi due anni all'Eco di Bergamo. Ne ho scelto uno solo che cerca di rispondere alla domanda che dà il titolo un po' all'appuntamento, quindi come evitare la crisi del data journalism. Ah sì, te lo Come evitare appunto la crisi del data, del data journalism. Ehm, ho scelto questo, questo caso tra i tanti che abbiamo pubblicato negli ultimi anni perché non solo si basa sui dati ed è stato fatto con un dataset pubblico e anche molto bello dal mio punto di vista, ma ha avuto un impatto determinante sulla vita dei cittadini di Bergamo. E adesso vi mostro come. L'ho intitolato Più dati meno incidenti perché appunto parla di incidenti stradali. Um, la premessa è che Regione Lombardia da circa, quant quanto tempo? da circa sei anni ha aperto uno spazio a disposizione degli enti locali che ne fanno richiesta per caricare i dati. Del, prodotti dalle stesse amministrazioni in formato pubblico aperto a tutti, quindi non solo ai giornalisti ma anche a sviluppatori, aziende e um, il comune di Bergamo è stato tra i primi eh, comuni che ha deciso di aderire a questo progetto noi abbiamo subito sondato il terreno e tra i tanti dataset che il Comune ha pubblicato, alcuni, alcuni molto utili, alcuni, alcuni assolutamente irrilevanti, ehm, abbiamo scelto quello eh, che parla degli incidenti stradali perché ci sembrava quello più rivoluzionario. Eh, perché rivoluzionario? Perché eh, per la prima volta da, mio, da giornalista ho potuto eh, vedere i dati puntuali degli incidenti stradali dal 2002 al 2016 geolocalizzati. Quindi, con tutte le coordinate, con il riferimento temporale, con il mezzo coinvolto nell'incidente, con la tipologia eh, di incidente, le, cau le, le cause dell'incidente. E quindi da lì eh, abbiamo deciso, come Eco Bergamo, di avviare un lavoro continuativo, quindi non solo un'inchiesta di una puntata, per dire: OK, prendiamo questo dataset e vediamo di capire com'è la realtà degli incidenti nella città di Bergamo, non solo legato all'evento di cronaca grande come può essere un incidente mortale, ma eh, tutti gli incidenti e quindi capire da lì eh, quali sono i punti più critici eh, all'interno della città, anche che coinvolgono piccoli incidenti e quindi magari non eh, a livello de, di grande cronaca quali sono eh, gli incidenti che hanno coinvolto solo i pedoni, ad esempio, grazie a questo dataset abbiamo potuto fare questa cosa, quali sono eh, le biciclette, quindi un focus legato ai ciclisti. Eh, questo, questo lavoro è stato pubblicato a puntate, sia sul, uh, sul giornale che anche sul sito internet uh, del nostro quotidiano, dove abbiamo anche realizzato delle infografiche interattive con tutti i filtri possibili per cui un cittadino poteva andare sul nostro sito e andare direttamente nella sua via a vedere eh, quali sono i punti più critici, eh, se effettivamente c'è un marciapiede in quel, che, non, eh, che non è sistemato, in quel punto ci sono incidenti stradali, buche, insomma. Sì. Tutti questi dati sono stati elaborati e pubblicati sul, sul sito e sul giornale in una serie di, in una serie di inchieste. Ovviamente ci sono state tantissime risposte da parte dei cittadini che ci hanno fatto segnalazioni, ci hanno, ci hanno scritto lettere, e a quel punto il Comune eh, ha deciso di programmare ehm, un intervento in particolare in questa via, che si chiama via Borgo Palazzo, che è uno degli incroci più. Più critici della nostra città perché è una strada che passa sotto un viadotto con tante corsie, ehm, ci sono delle strisce pedonali eh, molto lunghe, dei tempi semaforici, eh, brevi. Noi questo, ovviamente, l'abbiamo scoperto tutto non prima di avere il dataset, ma solo dopo aver elaborato i dati, perché eh, ehm, ovviamente a livello empirico è molto più facile. Eh, diciamo che tutti questi incidenti che vedete poi raffigurati in questa, in questa infografica sono tutti piccoli incidenti, cioè non c'è stato mai il caso grande di cronaca, ma sono tutti piccoli incidenti che vengono coinvolti soprattutto pedoni. A partire da questo lavoro, il comune ha deciso di, fare, di investire dei soldi per migliorare la viabilità e soprattutto per mettere in sicurezza i pedoni. L'ha fatto senza dirci assolutamente nulla, e di questo ovviamente abbiamo tirato le orecchie perché per noi era già una conquista, quello: diciamo, il fatto che un comune si muovesse sulla base di un pezzo pubblicato da noi. Comunque, in ogni caso ha progettato tutta una serie di migliorie, tra cui un'isola pedonale ha rifatto completamente i semafori, ha ricalcolato completamente i tempi dei semafori. E, e poi ha comunicato questa cosa, ci ha comunicato questa cosa e in quella fase noi abbiamo scoperto un, un lato che era abbastanza incredibile dal mio punto di vista, e cioè che la polizia locale che aveva tutti i dati degli incidenti e che li ha quotidianamente, li archivia in, in modo sistematico ogni giorno, non comunicava assolutamente questi dati con l'ufficio lavori pubblici che sta esattamente dall'altra parte della strada. Per cui tutti i lavori che venivano fatti sulle strade, si parla di, eh, pensate a una realtà come Bergamo, sono milioni di euro all'anno, eh, trasportiamo su Milano, Roma, eh, pensate di cosa stiamo parlando, venivano fatti eh, solo ed esclusivamente in base alle decisioni dei dirigenti o a varie pseudosegnalazioni fatte dai cittadini, ma senza una base di dati che il comune stesso aveva e che quindi poteva, di cui poteva usufruire ancora prima che li rendesse pubblici. Um, il Comune ha fatto questo, questo intervento di sicurezza su questo, su questo incrocio e la prima reazione dei cittadini ovviamente è stata la protesta, perché <ride> il cambiamento dei tempi semaforici ha creato una serie di code, soprattutto all'inizio, quindi un sacco di traffico in più e i cittadini si sono lamentati con il Comune, che ovviamente ha risposto in modo puntuale e preciso come prendendo i dati e dicendo ok, eh, noi abbiamo fatto questi interventi, adesso c'è un po' di coda, ma l'abbiamo fatto perché qui c'erano tot incidenti in tot anni e quindi è stato, eh, è stato doveroso intervenire su questo, su questo incrocio. Ehm, come si misura l'impatto di questo lavoro? Banalmente anche cultura, scusa che ha acceso. Diceva, anche nella cultura del giornale che ha significato una richiesta sì. così di successo attraverso i numeri? Sì, ha significato molto un po' perché, ovviamente, è, è stato un lavoro che è stato seguito costantemente dai lettori che hanno risposto, che hanno risposto con segnalazioni, con lettere. E quindi diciamo banalmente il fatto che un lettore segua una storia vuol dire che, che, che compra il giornale <ride> e quindi banalmente è, è, da un punto di vista imprenditoriale è una storia che ha funzionato ma è, però l'abbiamo misurato come nei primi, allora da quando è, stato, da quando è finito il cantiere, nell'anno nell precedente lì... Ce ne sono stati 70 incidenti verificati da anni dati, e, che hanno coinvolto soprattutto pedoni. Nei primi sei mesi dopo che è finito il cantiere, lì si sono registrati zero incidenti. Quindi eh, sulla vita delle persone ha avuto un impatto diciamo, incredibile, perché eh, effettivamente da 70 incidenti passare a 0 incidenti io quando ho visto ho, ho scaricato tutti i dati me ne aspettavo non so, una ventina una trentina e sarei stato comunque contentissimo vedere il dato 0 incidenti eh, per noi è stato abbastanza un trionfo anche perché poi questo metodo di lavoro si è replicato anche su altre situazioni anche più delicate come le zone 30 per le scuole le ZTL e altri incroci Molto delicati. Um, quindi per noi è stata una, una scoperta molto importante con un dato che è iper locale, perché va nella via stessa e che quindi ai nostri lettori interessa molto. Noi siamo ormai specializzati su questo tipo di dati. E ha um, avuto un impatto non solo sulla vita dei cittadini, ma pensiamo anche, non so, alle assicurazioni per dire. Uh, o al servizio di emergenza urgenza che ha evitato di mandare 70 ambulanze per, uh, e mh, insomma, uh, le ha potute destinare magari ad, altre, ad altri casi molto più critici. Questo è stato l'impatto di questo lavoro di cui siamo molto contenti e che speriamo anche di replicare presto con, uh, non solo riguardo agli incidenti ma anche con altre, con altre finalità. Ah, grazie, scusa che devo fare la stessa cosa. Una bellissima storia, fra l'altro un racconto che ci fa capire dell'utilità appunto del giornalismo. Qua, sembra quasi una storia romantica degli albori del giornalismo alla Pulitzer. Quello che volevo dire è questo: è che appunto eh, detto questo, la storia di Isaia. Il, se volete un po' come dire il cinismo brillante anche per certi aspetti di Luca eccetera, quello vecchio e quello che volevo chiedere a Mauro è proprio questo, cioè in realtà tu da molto tempo, come dire, parli di data journalism, hai lavorato molto per la sua affermazione, hai organizzato corsi, hai fatto un grande lavoro, come dire, anche di costruzione di se vuoi di un bisogno da parte adesso al di là dei risultati poi di questo lavoro, però hai come dire Proposto un servizio, un'offerta un che pensavi che dovesse rispondere ad una domanda, in realtà chiedo proprio a te la, ti chiedo di rispondere alla domanda che poi è quella di questo incontro. Come evitare la crisi del data journalism che in qualche modo c'è, nonostante la storia brillante di Isaia? Uh, intanto buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Eh, imbarazzatissimo per la questione del papa del, del data journalism che non è eh, secondo me vera, anzi a essere precisi secondo me si tratta di una papessa del data journalism che è Elisabetta Tola, che è stata sicuramente la persona che mi ha ispirato all'inizio anche se poi nei, nei giornali di dati si è sempre parlato, insomma abbiamo sempre tutti lavorato. Eh, no, cerco di stare in 5 minuti. Non lo so, adesso vado veloce se, perché mia moglie dice che parlo tantissimo, quindi ho sempre paura di sforare. Anche lei, comunque, non è che parli po'. Dove premo? Qui sotto, quello sotto, quello. questo è l'opposto di quello quello sotto, no? Quello sotto, guarda, ah sì, ok. Ah ok, sbagliavo il pulsante io, stavo facendo un po' di. Dunque, sì, ehm, io faccio parte di Data Ninja, eh, che è un, uh, un gruppo di lavoro che segue diciamo, l'argomento del un gruppo di lavoro diventato un po' comunità e poi azienda che segue l'argomento del data journalism dal 2012. Eh, comincia a diventare importante dire la data. Perché insomma comincia a diventare una specie di vinello dannata. No? Eh, noi ci occupiamo di tante cose, lavoriamo con tanti soggetti, pubblica amministrazione, editori, organizzazioni non governative eh, in Italia e all'estero. Abbiamo avuto un po' la fortuna fondamentalmente di aver eh, trovato un ambito in forte sviluppo in cui però in Italia effettivamente eravamo in pochi, non voglio dire i primi, i secondi, i terzi, non è questo il punto, sicuramente il punto è che il fatto di essere in pochi eh, in, nel contesto ci ha permesso di entrare in relazione subito con moltissimi italiani e con quelli che c'erano all'estero e quindi creare delle connessioni. Io ho sempre lavorato nella cronaca locale, eh, ho fatto tutta la mia vita professionale, è stata prima in Sicilia, poi a Milano, poi a Parma, poi a Bologna, giornali locali, cronaca cittadina se mandavi una mail a un giornale nazionale non ti, si può dire che non ti consideravano si inverte completamente la domanda e l'offerta esce questo sito, un po' un esperimento insomma in maniera molto più casareccia di come invece fanno i reggiamenti al sole 24 ore noi nel 2012 cominciamo a mettere dei grafichetti, delle mappine e cominciano a chiamarci loro, i giornali no? ci scrive il Corriere, ci scrive... Eh, Repubblica. Credo che il primo lavoro l'abbiamo pubblicato sul Corriere sei mesi dopo la nascita di questo sito. Eh, un rapporto di lavoro che non è durato tantissimo perché i costi di produzione di questi lavori sono molto alti rispetto a quanto un singolo giornale è abituato a pagare. Ma non vi voglio tediare diciamo, con cose personali o tristi, vorrei eh, entrare subito sulla questione. E la questione io la pongo così. Non so quanti di voi seguono questo blog, eh, Data Room, che è un blog curato eh, diciamo così, dalla Gabbanelli. Qualche settimana fa esplode un bubbone, eh, esce questo articolo. Debito: un'idea per uscirne vivi e, tor e tornare a crescere, e si scadena letteralmente il Pudiferio. Perché da un lato eh, questo articolo tratta il tema del debito pubblico, della relazione dell'Italia con gli altri stati, le percentuali sulle quali noi, noi giornalisti non siamo esattamente bravissimi a calcolarle, no? e, Diciamo sotto un certo punto di vista. Dall'altro, però, eh, siccome sono temi complicati, diciamo, è difficile fare sintesi, no? si rischia sempre un po' di non so, eh, dire delle cose imprecise, dire delle cose incomplete. C'è stata addirittura, mi pare, una lettera di 50 economisti firmata da 50 economisti che hanno contestato interamente tutto quello che ha scritto Cabanelli. Io ho messo eh, come adesso il telecomando. È... Ho paura di, di spegnere la luce. Eh, ho messo come riferimento uno dei tanti articoli critici che sono usciti eh, sul foglio che è un giornale diffusamente ritenuto molto attendibile, molto attento. Eccetera, che parla di tutte le fake news di, eh, della Gabbanelli di Gabbanelli, più correttamente scrivono di Gabbanelli sul debito. E questo articolo punto per punto ehm, discute di quello che. Eh, gabanelli eh, dice "Non c'è bisogno di presentarla, insomma, sono evidentemente io quello sconosciuto. Eh, mia Gabbanelli è un monumento del giornalismo italiano, eh, è stata più volte indicata come possibile del giornalismo investigativo." S eh. Allora, io non entro nel merito di chi ha ragione o chi ha torto, non è compito mio e eh, pesterei sicuramente una cacca se posso dirlo, sia nell'andare da un lato che dall'altro, anche perché non è argomento di cui sono competente, però è interessantissimo secondo me il punto di vista, cioè il fatto che ci sia una dicotomia, no? A un certo punto il foglio contesta da Cabanelli anche la percentuale di interessi che l'Italia paga sul debito pubblico, quindi quello è un numero preciso, è come dire oggi ci sono 30 gradi, la temperatura di oggi è 30 gradi e quelli dicono no, è 28. Quindi si arriva a questo punto. Allora, perché secondo me è impossibile evitare la crisi tra dati e giornalismo? Perché i dati cambiano completamente tutto il modo con cui si fa giornalismo. Si sono sempre usati i dati nel giornalismo, specie per esempio nelle elezioni locali, le circoscrizioni, le sezioni, i voti per voto. Eh, voto per voto, per candidato, ma è impossibile che una tale mole di dati un e eh, una tale diffusione l'utilizzo dei dati eh, diciamo, non, non determini uno shock per il mondo del giornalismo e anche per il mondo dei dati. E ho provato a elencare eh, alcuni casi, adesso vi cito questo che secondo me è quello più estremo. Non so chi di voi ha letto questo tweet, forse avrei dovuto oscurare il nome, ma comunque insomma, è rilevante perché è un giornalista eh, come dire, famoso che dice, ve lo leggo perché poi l'Istat ci spiegherà, eh, se avete uova non potete tirarle, eh, poi l'Istat ci spiegherà perché il report sul 2013 calcola 2.085.000 famiglie di povertà assoluta e quello sul 2017 ne calcola 1.778.000, però dice che quello del 2017 è il dato più alto al 2005. Non staremo facendo un po' di fumo? Cioè lui dice, ma io non so, cioè io... Di fronte a una domanda del genere sono imbarazzato. Ma come fai a fare una domanda del genere? Nel senso, intanto falla all'ufficio stampa, non fare un tweet. Qui non stai parlando di un troll, di, un, di uno pagato per fare fake news, eccetera. Stai parlando di un'intera categoria professionale, di cui io faccio parte. Io sono un giornalista, professionista, eccetera, eccetera, eccetera. Ho fatto l'esame, tra l'altro qui all'ergife, con la macchina da scrivere, quando ancora. Quindi, ecco. Quindi faccio parte anch'io, cioè siamo una categoria che ha proprio un, come dire, un analfabetismo funzionale rispetto a questo fenomeno del dato, no? cioè, ma è ovvio che c'è un cambiamento di boh, metodologia eh, base campionaria, ma chiama l'ufficio stampa, ci sarà una vittima che ti risponderà per l'ennesima volta a te e agli altri cento che si sono premurati per dirti esattamente qual è il problema. E infatti su, su uno degli acronimi più famosi di internet, si usa nel mondo degli sviluppatori, ma vale per tutti, è, è RTFM, Read the Fucking Manual, no? Quindi Read the Fucking Methodology, si potrebbe dire, a questo punto. Eh, ci sono moltissimi cambiamenti, eh, il dato cambia radicalmente il processo di creazione della notizia, secondo me, eh, quando io faccio un'intervista... Eh, e poi qualcuno smentisce quello che ho riportato di quell'intervista, alla fine è la mia versione contro la sua. No? Vi ricordate il caso De Bortoli, Boschi, Unicredit? Chi dice la verità lì? Quando in mezzo ci metti un dato, attenzione, c'è un terzo incomodo, quindi è tutto, cambia completamente la prospettiva. Il dato rende il contenuto verificabile, per cui io posso andare dalla Cabanelli e dirgli il tuo numero non è sbagliato, oppure c'è un problema di metodologia, eccetera. Eh, apre nuove chiavi di lettura, per cui noi possiamo ap aprire interi eh, galassie no? di conoscenza, vedere i fenomeni negli anni, nel tempo, raccontarli, vedere creare questo nuovo cantante di Spotify che, eh, che poi era un maschio americano, perché io me lo sono letto, me lo sono navigato, era un maschio americano che ogni tanto cantava anche in, spagnolo, cantava in inglese e in spagnolo con musica pop, quindi era proprio salviniano praticamente. Vabbè. E il, dato, il dato richiede eh, una lavorazione più complessa non è che prendi una roba la butti lì eh. tante volte noi sbagliamo nella rappresentazione del dato, lo mettiamo in maniera forse troppo ricca, poco chiara c'è tutto un filone sulla data visualization, c'è cioè un, un mito che si chiama Alberto Cairo che dice che visualizzare i dati aiuta a mostrare notizie che prima dentro i dati erano nascoste quindi è fondamentale e poi ti pone al centro la questione dell'affidabilità della fonte. No? Questi sono più o meno i punti. Adesso non è che vengo qui a eh, come dire, spiegarvi che cosa è importante sul dato, però vi dico che cosa sta succedendo dall'altro lato, nel lato delle, delle, delle redazioni. In più c'è tutto il fenomeno tecnologico, il fatto che molti di noi giornalisti hanno questo problema che si stacca il cavo e ci sembra che si è rotto l'internet e invece era solo il cavo staccato, che non è da sottovalutare. Eh, nel nostro lavoro abbiamo provato a fare alcuni, abbiamo fatto alcune inchieste. Eh, io ve ne cito semplicemente due, ma molto rapidamente. Non vi, non vi voglio annoiare su questo. Questo è un lavoro che noi abbiamo fatto insieme al gruppo L'Espresso sul. Ehm, Praticamente, eh, molto, sempl molto semplicemente, tu inserisci il tuo comune, che sia Roma o Canicattì, e lui ti dice qual è il numero di slot nel tuo comune, la, la, eh, la giocata media pro capite, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, dati difficilissimi perché abbiamo avuto accesso a questi dati tramite una richiesta a FOIA al, al Monopoli di Stato che ci ha prodotto dei DVD. Eh, che, di, di, di fogli scannerizzati, quindi stiamo parlando di delirio assoluto, che sono stati presi, messi in un software OCR per fare l'estrazione, controlli, riconciliazione, deduplicazione, bla bla bla, e alla fine è diventata una bella tabella di Excel. Esatto, il decreto dignità io purtroppo non è una parola, che, un nome che non posso sentire, quindi mi viene sempre... Vabbè, comunque sì, c'è tutto il tema anche qui. Eh, adesso vi dico perché vi è uscito questi due casi quindi per avere questi dati e fare questo lavoro che ha molti elementi discutibili ad esempio prima di mi diceva però se tu hai metti il comune di eh, Rozzano dove ci sono due grosse sale slot eh, quelli dei comuni vicini vanno a giocare là quindi non puoi dire che la spesa pro capite dei cittadini di Rozzano è eh, normalizzata, diciamo così passatemi la semplificazione è, è sporco quel dato perché mi dice, cioè, mi dice la spesa pro capita nel comune ma in realtà ci vanno anche persone di altri comuni, giustissima osservazione eh, migrant files era un altro lavoro fatto all'inizio la mappatura eh, dei migranti morti in, nel tentativo di raggiungere l'Europa eh, non c'erano fonti pubbliche che, mi, che mappavano, che eh, tenevano l'elenco di questi morti, no? eh, né in Italia, eh, quindi né il Ministro degli Interni, né il Frontex, né autorità europee, gli esteri, eccetera, nessuno. C'erano dei blog online, delle ricerche universitarie, noi abbiamo deciso di fare questo lavoro e pubblicarlo perché ogni caso veniva raccontato in un sito grazie a un link di un giornale, quindi oggi c'è stato il naufragio X secondo Repubblica, ecco l'articolo a Repubblica che ti diceva c'è stato il naufragio con il numero di morti, quindi si poteva avere una massa di piccoli dati granulari che poi potevano essere aggregati. È un tema, è, è un tema quello dell'assenza di dati o della difficoltà di reperimento di dati, della qualità. Del dato che è sempre variabile, eh, perché te lo devi costruire, tu lo devi mettere assieme, della granularità e del livello di aggiornamento. Isaia ha raccontato una bella storia eh, di impatto sui dati degli incidenti stradali. Io però vi faccio una domanda retorica: come funziona il processo di analisi e divulgazione sui dati stradali? la Polizia locale lo dà all'ente di riferimento. Che lo dà alla regione, che lo comunica a Istat, che poi fa un report. Quanto tempo passa? La domanda è Lo so, lo so. Non dico che è colpa vostra, sto... non dico che è colpa dell'Istat, per carità. È giusto, ha ragione. Obiezione accolta, a vostro onore. Eh, c'è un processo lungo, no? quindi c'è questo tema. Eh, c'è un tema di accesso ai dati. Io eh, sono ovviamente innamorato dell'Istat, però ogni tanto rompo le scatole. Ho fatto questa richiesta foglia all'Istat forse, non so se in sala c'è chi mi ha risposto o qualcuno di quell'ufficio praticamente c'ho sto pallino no? esiste questa ricerca, una delle tantissime preziosissime ricerche che fa l'ISTAT si chiama la tecnologia e dell l'informazione nelle amministrazioni del PA locali che hanno il comune di Milano che computeranno il comune di Canigati eh, l'ISTAT mi risponde no, c'è il segreto statistico non ti possiamo dare i dati granulari i dati aggregati ci sono, i granulari non me li, non me li può dare l'ISTAT allora, non entro nel merito, ci sono delle motivazioni per cui l'ISTAT mi risponde così. C'è però uno spirito. Ecco, io siccome c'è un livello di interpretabilità, diciamo così, no? in alcuni modi in cui si applica il segreto statistico, io spero che negli anni ci sia come dire, una maggiore apertura, perché è necessaria eh, una maggiore apertura e di, di cioè, mettere a disposizione dati ufficiali di qualità buoni, cioè non è tendendo a chiudersi che si favorisce il processo. Non sto dicendo che l'Istat chiude che si chiude, però ecco che ciascuno di noi entri un po' nell'ordine di idee che aprendo un po' di più si mette più a disposizione informazioni di qualità eh, e non chiudendo sto premendo pulsanti a caso, finito. Vi dico così presuntuosamente, visto che mi hai dato del Papa ormai mi ha, mi ha avuto Vi benedico cosa dovrebbe fare l'Istat? Vi, 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 do, vi do un po' di dritte, che muoiono lì. Non ho intenzione di candidarmi a presidenza de, dell'Istat, perché leggevo qualche rumor che c'è. Cioè, Toninelli, che forse il mi... No, scherzo, eh. <ride> e, che è sempre concentrato. Allora, secondo me, l'Istat dovrebbe cercare di. Andare in questa direzione già lo fa moltissimo, ci sono infrastrutture, però maggiore granularità di dati e maggiore, eh, eh, molti più dati in, in open data. E poi, abbiate pazienza, noi siamo un popolo, noi, non gli statistici, un popolo di ignoranti, no? abbiamo una percentuale altissima di gente che non, ha, che non studia, che non è laureata. L'Istat sì, in qualche modo, si deve fare carico. Clic, perfetto di un processo di data literacy, di alfabetizzazione sui dati, prima degli addetti ai lavori, di me, di Mattia Feltri, loro sono già bravi, però ci molti di noi non capiscono che qual è l'importanza di, di parlare di, di dati, eh, di normalizzazione, di metodologia. E eh, infine acquisire, questa è proprio lirica consapevolezza sulla sempre più crescente responsabilità sociale. Non è un istituto chiuso eh, dove fate cose che sono rilevanti soltanto per la pubblica amministrazione o per il vostro contesto. È fondamentale che queste cose eh, in qualche modo riescano a passare alla comunità per evitare che quando poi si va si guarda una trasmissione in televisione uno dice ci sono 100 migranti. L'altro dice mille a quel punto su che cosa decidi se non hai un, 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 metro di, un, un elemento di paragone. Eh, non lo dico io, che sono un povero giornalista, lo diceva eh, questo signore, che è un vostro cugino, che si chiama Vito Volterra, primo, eh, presidente dell'Accademia dei Lincei, fondatore e presidente del CNR, quindi un ricercatore, dico cugino perché è un ricercatore pure pure lui, diceva che eh, chi si occupa di scienza, e nel vostro caso eh, matematica, scienza statistica, si deve mettere in, in, in contatto con la comunità e partecipare attivamente eh, in tutto ciò, nella vita che agita il mondo. Mi sono alzato perché non mi ricordavo le ultime parole. Grazie. Allora, funziona sì. Allora, grazie. Siamo veramente fuori di tempo per cui non posso dare una risposta articolata a, a Mauro. Quello che voglio dire è che in realtà l'Istat, allora la prima cosa che gli consiglio è di tornare con la relazione del Presidente che abbiamo anche in forma stampata, non solo online, perché i temi che ha affrontato nella relazione di apertura oggi sono stati proprio questi, investire proprio sulla literacy, sulla comunicazione, sull'accessibilità, gli open data, eccetera. Quello che volevo dirti è perché guarda, sembra quasi che è, è stata scritta la risposta alle tue domande, avevi mandato al Presidente quelle domande? No. Ecco, perciò stiamo lavorando su questo, investendo, e ti devo dire che proprio, anzi, è uno dei punti, diciamo, d'onore, anche dei punti di maggiore investimento proprio di questa Presidenza. Lo dico perché è così, non lo faccio per una forma di piaggeria, ma è realmente così, fra l'altro. Talmente c'è stato un investimento che sarà fatta proprio addirittura una direzione che si occupa di introdurre innovazione in questi campi. Grazie a tutti, mi scuso per l'orario, arrivederci e ci vediamo al prossimo appuntamento che vi dirà Giovanni. E ci vediamo alle 15 qui per parlare di fake news, fact-checking e credibilità sempre in merito a dati e giornalismo. Grazie, a più tardi.